Due o tre commenti. Crepet ha detto che l'Italia è piena di cretini, ma io credo che il mio paese, gli Stati Uniti, ha il primato, a cominciare dalla Casa Bianca. Ieri abbiamo visto che il presidente Trump adesso sta minacciando di licenziare l'unico credibile esperto scientifico di alta statura in America, il dottor Fauci, e se questo accade, siamo tutti morti. Ma la questione, come dice Arditi, è molto complessa. Cioè, Trump in America dice apriamo il 1° di maggio, qui in Italia giustamente alcuni settori industriali dicono dobbiamo aprire presto, ma siccome il problema è complesso, scendiamo nel merito per un attimino, perché non è soltanto questione economica, ovviamente è facile dire slogan come prima salute, la salute, ma prendiamo il caso di America per un attimo, poi torno in Italia. In America noi avremo il picco a New York City, che è la metà del problema in America, fra qualche giorno, speriamo. Ma nel resto degli Stati Uniti, gli altri 49 stati, sarà fra 1, 2, 3 o 4 settimane. Questo significa che non esista un ritorno alla normalità, e neanche in Europa, secondo me. Qui sono in disaccordo con Crepet, che sogna di tornare nei ristoranti subito, perché temo che la realtà è che la normalità, qui parlo in termini sociali, culturali, comportamenti, viaggi, turismo, abitudini di lavoro, smart working, e la realtà è che non si tornerà alla normalità in tre balletti, che sia in America sia in Europa. Dobbiamo abituarci al fatto che anche dopo il picco, anche quando siamo a quella situazione dopo 2 o 3 mesi o 4 mesi che si arriva a contagi nuovi zero, ci sarà comunque un problema di avere non abbastanza test serologici, di non capire ancora come si può riempire un stadio, un cinema facilmente, e può essere un altro mondo. Cambierà, secondo me, gli effetti sull'economia, la società saranno molto più profondi di quello che si immagina in questo momento. Concludo dicendo questo, Andrea. In Italia io credo che sia giusto, e spero che Vittorio Colao, che conosco e rispetto molto col suo task force, aiuterà il Premier a capire che bisogna aprire alcuni settori gradualmente con tutta la tutela necessaria. Cito alcuni esempi ovvi: edilizio, dove si lavora fuori, agricoltura e anche qualche fabbrica che può aprire con la tutela giusta, ma bisogna farlo in modo molto graduale e molto corretto. Se si tiene chiuso tutto per sempre, moriremo, ma se si apre troppo presto, moriremo lo stesso. Quindi molto complicato. Molto.